E sono Pazox, ben ritrovati in Nuove News. Oggi siamo in piccole e mini news, ma sempre molto importanti. Come ben sappiamo tutti, in queste ore sono appena state mostrate le nuove skin. Come ad esempio questo infiltrato, che costa adesso 1200 V-Bucks, che è proprio in questo momento in negozio, non fatevelo scappare. Poi ci saranno i conigli, che costeranno su 1500 V-Bucks, perché appunto saranno costumi epici. Per quanto riguarda invece il costume più bello, quello con il cappuccio, finalmente un personaggio con il cappuccio, Raven, il corvo, dovrebbe chiamarsi il corvo. Beh, questa skin ovviamente sarà leggendaria e costerà 2000 V-Bucks, ovvero 20 euro o 20 dollari. E sicuramente io al 100% lo shopperò, non mi interessa, lo voglio. Ma non solo, ci saranno nuovi deltaplani e tante altre nuovissime skin. Ci saranno nuovi 4 emote o balletti, come lo si vuol più chiamare. E come appunto state vedendo nella lista, è apparso lo zainetto del signore della ruggine con ancora punto interrogativo, perché appunto non è ancora stato rilasciato, ma è lì, è ufficiale. Quindi incrociamo le dita. Mentre su Salve il Mondo hanno inserito professionista del combattimento, che sarebbe la stessa identica cosa che vi si trova su Fortnite Battle Royale, soltanto che l'hanno spostato anche su Salve il Mondo, così da avere un'abitudine con gli stessi comandi che ha appunto la Battle Royale. Mi sembra veramente una cosa carina. Poi ci sono state nuove fasi di miglioramenti del crossplay su console, ovvero che si possono aggiungere gli amici di Epic, quelli su PC e tante altre belle cosine, e sono stati anche corretti dei bug. Invece per quanto riguarda Fortnite per mobile, è stato aggiunto il messaggio dispositivo non supportato, perché molte persone hanno cercato di giocarci con un dispositivo meno di 2 GB di memoria. E Fortnite, ricordate ragazzi, è compatibile per iPhone SE, S6, S6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, iPad Mini 4, Air 2, 2017 Pro. Poi ci sono state delle correzioni audio per quanto riguarda anche le prestazioni, che sono stati ottimizzati in modo da ridurre il lag in generale. E quindi ragazzi, al momento queste sono le news. So che sono molto piccole, io ogni cosa ve la devo dire, sono incaricato di questa cosa, quindi non mancate. Come sempre un dolcissimo e carnissimo.